Uomini e donne gossip, Francesca e Eugenio, la scelta per il figlio Brando. Gossip uomini e donne, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo spiazzano, una strana scelta per il figlio Brando. Francesca e Eugenio sono da sempre una delle coppie più amate di uomini e donne, anche se in queste ultime ore sono finiti al centro di un polemica. La storia d'amore tra la Del Taglia e Colombo ha appassionato moltissimi telespettatori italiani. I due sono riusciti a dare grande valore al loro amore e ad oggi sono una vera e propria famiglia. Nel 2014 hanno infatti avuto il loro primogenito, Brando. Insieme sono molto felici e innamoratissimi, anche se manca ancora qualcosa. L'ex corteggiatrice e l'ex tronista non si sono ancora sposati e dopo aver annunciato il matrimonio, lo hanno rimandato per motivi di lavoro. In questi ultimi mesi, inoltre, si è iniziato a vociferare della possibilità di un futuro secondo figlio, preferibilmente una femminuccia. Su social, la donna non ha mai nascosto il desiderio di voler un altro bebè, così come il suo compagno. In queste ore, Francesca e Eugenio hanno preso un'inaspettata scelta riguardo il loro bambino. L'ex corteggiatrice e il suo compagno hanno infatti deciso di aprire un profilo Instagram al piccolo Brando. Questa iniziativa ha fatto storcere il naso ad alcuni followers della coppia. Senza dubbio, il bimbo è ancora molto piccolo per avere un proprio profilo social, ma allo stesso tempo sappiamo bene che è ormai una cosa quasi normale, non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. D'altronde, non c'è assolutamente niente di male nel pubblicare le foto del proprio bambino. In ogni caso, qualcuno si è dimostrato contro questa scelta. Uomini e donne, Francesca e Eugenio al centro di una polemica, la scelta per Brando non piace. La Del Taglia e Colombo sono stati criticati da innumerevoli followers per aver aperto un profilo social a Brando. A quanto pare, in tanti credono che sia stato di cattivo gusto. In ogni caso, è ovvio che un genitore sia libero di fare ciò che vuole con i propri figli. D'altronde, è quasi ovvio che il profilo tanto discusso sarà ovviamente controllato e aggiornato dai diretti interessati e non certo dal bambino.